E io gli ho detto: Stefano, hai veramente una bella storia, mi piacerebbe raccontarla. E lui mi ha detto: volentieri, ti aspetto domani mattina alle 6. E io gli ho detto: però aveva ragione. Ciao ragazzi, la mattina presto è uno dei momenti più intensi per la vita quotidiana di Stefano e del suo staff qui al Corallo a Valeggio sul Mincio, perché quello è il momento in cui arriva il pesce fresco che deve essere controllato, deve essere stoccato nella cella frigorifera, deve essere preparato per l'esposizione sul bancone e poi vanno fatte tutte le preparazioni per il bistrò e anche per l'asporto. Ed è stato questo il motivo che mi ha spinto a venire qui a raccontare la storia di Stefano, perché non è così diffuso il concetto di ristorante e bistrò, pescheria, aperifice. Insomma, come lo devo chiamare sto posto? Allora, siamo una pescheria, siamo una semplicissima pescheria di paese che si è evoluta e è andata avanti e ha cercato di trovare delle soluzioni alternative per crescere. Le soluzioni sono state quelle di fare un piccolo ristorantino all'interno della nostra pescheria. Ma la formula è comunque un po' diversa, molto più smart rispetto a un ristorante classico, sbaglio? Sì, puntiamo naturalmente a fare dei piatti, non dico gourmet, ma cerchiamo di fare delle cose molto particolari, sempre nella loro semplicità, naturalmente, valorizzando la materia prima, valorizzando naturalmente i prodotti stagionali e cerchiamo naturalmente di fare la differenza, che è quello che abbiamo sempre cercato di fare in questi anni. Raccontami com'è nata questa passione. Allora, parte tutto da 25 settembre 2004, quindi quest'anno sono 20 anni di attività. È partita per scherzo, nel senso che io volevo aprire un bar, solo che i miei genitori me l'hanno sconsigliato. Siamo partiti io e mia mamma, poi si è aggiunta Monica, prima dipendente, all'inizio non è stato facile perché Valeggio non era una piazza dove c'era una pescheria. Siamo partiti con mille difficoltà, ma negli anni ci siamo fatti sulle maniche e abbiamo fatto tante, tante belle cose. E siamo arrivati 10 anni fa partendo con la prima, diciamo, pausa pranzo e con l'aperitif del venerdì sera. E adesso sono, possiamo dire che l'attività funziona e siamo tutti molto contenti. Quando siete partiti, però, non era un'idea così diffusa. Siete stati un po' pionieri in questo senso, o sbaglio? Sì, diciamo che fare un ristorante in una pescheria non è stata una cosa semplice. E anche perché insomma farlo dentro in una bottega non è stato facile. Abbiamo dovuto adeguare i nostri locali e diciamo che l'idea è partita con prima delle piccole cose, quindi facevamo anche numeri molto piccoli, però insomma nel tempo ci siamo fatti conoscere, abbiamo trovato la qualità e l'esperienza che ci ha portato a diventare il corallo, la pescheria corallo proprio. Insomma, Stefano voleva il bar, ma i genitori lo sconsigliarono. E mai perplessità fu più provvidenziale di questa, perché divenne anche l'impulso, lo stimolo per creare qualcosa di nuovo, una pescheria in particolare, che inizialmente era in centro paese, in un locale molto piccolo, e poi nel corso degli anni si è spostata qui con l'aggiunta anche del ristorante, del bistrò e di tutto quello che vi ha detto Stefano, dove qui non soltanto vende il buon pesce, vende e prepara il buon pesce, ma ha portato anche un pezzo della sua terra, o meglio, un pezzo della sua acqua, perché stiamo parlando di Mincio. E quando parliamo di Mincio, c'è un cavallo di battaglia ben preciso che si porta in tavola. Allora, noi naturalmente, lo sottolineo, io sono di Pozzolo, sul Mincio, che è qua a 7 km, e sono nato a Pozzolo e il prodotto, diciamo, d'eco di Pozzolo è il lucin salsa. Ci tengo a dirlo perché, insomma, è proprio il prodotto del mio territorio. Il lucin salsa, naturalmente, noi lo facciamo prima a vapore, quindi viene cotto in forno a vapore, viene completamente deliscato.
e viene spolpato completamente. E viene fatta una salsa con l'olio extravergine, l'aceto, i capperi, le acciughe e viene poi fatta naturalmente a caldo, quindi stratificata con poi sale, pepe e prezzemolo. Il prodotto viene lasciato in concia per almeno un giorno per poi essere mangiato possibilmente con la polenta. Il pesce in genere da dove arriva, dove lo prendi? Allora, abbiamo diversi fornitori che ci sono stati selezionati negli anni del nostro lavoro e arriva un po' da tutte le parti del mondo. Il prodotto locale naturalmente arriva da Chioggia, dove troviamo alici, sarde, sgombri e abbiamo cozze e vongole, mentre naturalmente dall'estero, quindi dal mercato di Milano, arriva naturalmente tutto il pesce che arriva dall'estero, che arriva dall'Olanda, dalla Francia, dalla Spagna. Mi piace sempre molto raccontare la storia di persone che inseguono i propri sogni, che affrontano le sfide con entusiasmo, determinazione e voglia di crescere, anche rischiando. E la storia di Stefano e della sua famiglia è una di queste storie, che li ha portati oggi ad avere un locale bello, sano, profittevole, ma attraverso un percorso in cui sicuramente le fatiche e le difficoltà non sono mai mancate. E non è nemmeno mancato, questo è un elemento determinante, la figura di un mentore, che per Stefano è stata una persona, una signora che lo ha ispirato, lo ha portato ad instradarsi nell'operatività quotidiana legata a questo settore del pesce. E lui si è sentito come un virus, perché di fatto ha contagiato tutta la sua famiglia. All'inizio della mia prima esperienza, quando ho deciso naturalmente di aprire la pescheria, ho avuto una signora sul lago di Garda che aveva una piccola pescheria dove andavo a fare pratica naturalmente. Quindi sfilettavo le spigole, diciamo, il branzino di lago, il persico, le sarde, i lavarelli, e ho imparato tutto da Carmen, diciamo, che è questa signora. Se non ho capito male, subito i tuoi genitori hanno osteggiato la scelta di aprire un ristorante. Poi però hai tirato dentro tutta la tua famiglia. Sì, mia mamma è con me da 20 anni e ho anche mio fratello che mi segue da più di 10 anni. Dall'anno scorso c'è anche mia moglie, insomma stiamo crescendo anche nella famiglia, insomma abbiamo trovato nella pescheria Corallo un lavoro per tutti. Stefano, siete arrivati a un punto importante, è arrivato il successo, diciamo così, no? Insomma l'attività va bene. Quanta fatica hai fatto per arrivare fino a qua? Allora, la fatica è stata tanta, nel senso che abbiamo, soprattutto all'inizio, trovato difficoltà, soprattutto economica, perché abbiamo avuto un investimento importante iniziale e abbiamo fatto un attimo di fatica. Quando poi ci siamo spostati in questi locali nuovi, abbiamo trovato naturalmente più continuità e abbiamo anche valorizzato anche tutti i locali. E questa cosa qua per me è impagabile, perché partire dal nulla ed arrivare a dove siamo arrivati per me è stato un passo veramente importante, e devo dire grazie naturalmente alla mia famiglia che mi ha sempre assecondato naturalmente nelle scelte e mi ha sempre appoggiato. Non è soltanto quindi una questione di locali? No. Naturalmente la persona, le nostre figure, la mia, quella di mia mamma, di mio fratello e di tutti i componenti naturalmente della mia famiglia e tutto lo staff Corallo, anche perché abbiamo 8 dipendenti, sono fondamentali e credo che il dipendente sia il nostro valore aggiunto in questo momento. Siamo nel paese dei tortellini, a quando il tortellino col pesce? Allora, il tortellino col pesce, noi abbiamo già fatto delle collaborazioni importanti con Remelli e con altri pastifici anche del luogo. Lo stiamo già facendo, ma lo faccio fare a loro, anche perché sono bravissimi loro. Noi ci mettiamo il pesce e loro ci mettono le mani e la manualità per fare il tortellino. E questa è una parte dello staff di Stefano e della sua famiglia. Guardate che spettacolo. Se passate da queste parti, due spaghettini, vieni a farveli. Che me li sono guadagni, è vero? Sì, ci sono le sardine ancora da pulire di là, però Stefano, ricordati. Ok. Dopo che te sveia alle 6, te fa anche va bene. Ciao ragazzi.